Cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore che vi accoglie nel suo cuore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù e buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Trascorriamo questo giorno in compagnia di tutti i santi del paradiso e proviamo ad imitare qualcosa della loro fede e della loro carità. Il loro amore a Gesù ha portato pace qui sulla terra in svariati modi, tanto che noi oggi godiamo della loro opera e del frutto della loro fatica. Signore Gesù Cristo, che sei venuto a portare la pace agli uomini di buona volontà, tanto amati dal Signore, fa che anche noi portiamo la pace a tutti i cuori. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore Gesù. Nella Divina Volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle. Benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari vivi e defunti, la macchina, il posto di lavoro e la scuola. Ti benedico per aiutarti. Ti benedico per difenderti. Ti benedico per consolarti e perdonarti. Ti benedico per farti santo. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome del Spirito Santo, comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato dall'infermità spirituale e corporale. E arricchita e abbellita di ogni bene per tu, sia la tua anima. E per intercessione, beata, sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa è la sua misericordia per noi. Ed ora, ascolta Gesù, che parla al tuo cuore, e ti dice: anima cara, ho tanto desiderio che tu mi venga più vicino. Ho tante cose da dirti. Ho tante cose da darti. Vienimi sempre più vicino. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà. Fiate sempre Ave Maria. Prega per noi, poveri peccatori, ma figli tuoi. E grazie di esistere, perché sei un dono di Dio.